Il Centro Studi Pio La Torre ha voluto dare il proprio supporto, il proprio sostegno a questa importante iniziativa, un'iniziativa che tratterà un tema molto diffuso e sentito oggi, quello dello stalking. Sì, intanto perché per una questione di principio generale, noi siamo come associazione Centro Studi Antimafia, per il nome che porta lo stesso Centro Studi, si capisce, è contro ogni forma di violenza e di intimidazione, e lo stalking è una forma di violenza identificata legislativamente e giuridicamente da poco tempo, esistente però purtroppo da molto, e in questo senso ci sentiamo impegnati a difendere appunto i diritti violati. E lo stalking è una violazione di un diritto della persona per la quale noi appunto ci spendiamo e ci siamo spesi e ci continueremo a spendere. Da sempre sono esistiti i persecutori e i perseguitati, eppure l'ordinamento giuridico non era pronto ad affrontare un problema così grave, un atteggiamento criminoso così complesso e così diffuso. Con il decreto legge il numero 11 del 23 febbraio del 2009, sono appena 3 anni, si è cominciata a diffondere una cultura diversa. Noi vivevamo in una situazione di subcultura, specialmente le donne aggredite e perseguitate non ne osavano minimamente denunciare questi fatti per timore o per vergogna, o per estrema pazienza, o perché speranzose di risolvere il problema negli ambiti familiari, nell'ambito interno del gruppo di amici, eppure si registravano epiloghi terribili che arrivavano financo all'omicidio, eccetera. In realtà le conseguenze non sono solo psicologiche, ma sono psicorelazionali, perché la vittima subisce un grosso restringimento di quello che può essere la qualità della propria vita. Alcune vittime si sentono costrette, per paura di avere altre molestie, a non uscire di casa e quindi abbandonano il lavoro, non accompagnano più i figli a scuola, non riescono a condurre più quella che era una normale vita. Le conseguenze psicologiche in realtà vengono viste nell'immaginario collettivo, collocabili solo per quelle che sono le vittime. In realtà ci sono delle conseguenze gravissime per lo stalker stesso, ma per la società in genere, per tutte le figure che invece accompagnano la vittima nel suo percorso di vita e condividono con essa uno spazio che non è soltanto uno spazio fisico, ma è uno spazio sia fisico che emotivo, affettivo, ed uno spazio di vita, quindi empaticamente subiscono anche le persone vicine quelle che sono le conseguenze di questo fenomeno. Io ritengo che l'incontro di oggi è un incontro piuttosto importante per conoscere il problema, un problema che è purtroppo diffuso, e comunque riuscire a contenerlo. Io spero e mi auguro che dall'incontro di oggi esca fuori un momento, ecco, successivo di elaborazione, un momento di approfondimento, ecco, del problema. Mi auguro che non sia un momento fine a se stesso e che comunque vada oltre.